19, viaggiamo in autobus con Maurizio Botti, candidato a sindaco della lista Piacenza Rinasce. Lo ricordiamo, c'è l'obbligo di mascherina, se l'hai abbassata. Sì, no, mi scuso, non è per mancanza di rispetto, è che proprio non ce la faccio, non ce la faccio perché è contrario proprio alle mie convinzioni più profonde. L'altra volta me la sono messa per un attimo proprio per rispetto, ma sono stato poi subissato di critiche da parte dell'ala più intransigente, diciamo, l'ala Novax, che non è la nostra. Noi siamo No Green Pass, ma non siamo Novax. E allora dico la verità che il mio spirito di contraddizione mi farebbe venire voglia di mettermela, di rimettermela proprio per questo, per ribadire che noi siamo per la libertà in un senso e nell'altro. Glielo dico volgarmente, che ci azzecca la protesta contro il Green Pass con una campagna elettorale per un candidato a sindaco? L'essere No Green Pass significa essere dalla parte della libertà proprio a causa di queste divisioni, no? Tra chi è stato vaccinato, chi non ha voluto vaccinare. Lei si è vaccinato? Io non mi sono vaccinato. Infatti sono sospeso dall'ordine dei medici per questa mia scelta, che è una scelta di libertà. Veniamo ai temi della città. Siamo appunto in via Caorsana, eccola la sede della comunità islamica. Recentemente è stata riconosciuta come vera e propria moschea. Loro hanno due richieste. Un cimitero islamico. Era stato ricavato qualche posto durante il Covid per la strage di morti che c'era stata. Ci dicono dalla comunità islamica che i posti stanno ormai terminando. Loro chiedono un vero e proprio cimitero islamico. È d'accordo? La presenza di una comunità musulmana importante a Piacenza è ormai un fatto, non possiamo far finta che non esista. Sono musulmani, hanno una religione diversa dalla nostra, ma sono persone umane e quindi vanno considerate come tali, e quindi vanno considerate anche le loro esigenze anche dal punto di vista religioso. Quello che io dico e che tengo veramente a dire a noi ma anche a loro è che dal mio punto di vista la convivenza c'è nello spirito di un pensiero che deriva dal Vangelo, è un pensiero, una frase detta da Gesù, che loro stessi musulmani riconoscono come un profeta, a Issa, che ha detto: date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio. Allora, nell'ambito di questa separazione tra il religioso e ciò che concerne allo Stato, credo che la convivenza sia assolutamente possibile. Per quanto riguarda il cimitero, io non ho nulla da obiettare, sinceramente non ho niente da... Credo che ne abbiano diritto, tutto sommato.